episodio di Pazzi per i B-Movies. È dicembre, siamo quasi a Natale, quindi ho pensato di scegliere un film che fosse strettamente legato alle festività. Il film in questione è una horror comedy del 1997 che si intitola Jack Frost ed è diretta da Michael Cooney. Jack Frost è uno slasher che ha come villain un pupazzo di neve assassino. All'inizio del film vediamo il pericoloso serial killer Jack Frost che viene trasferito con un blindato da una prigione ad un'altra, comunque sta per essere trasferito. C'è molta neve, c'è una bufera, il mezzo ha uno scontro con un altro mezzo e si ribalta, c'è questo incidente. Frost viene sbalzato fuori dal blindato e riesce ad essere libero. Prima di evadere, però, viene a contatto con una sostanza chimica che fuoriesce da una bombola che esplode, non si sa come, non si sa il perché, che lo scioglie praticamente sulla neve. La sua materia sciolta si legherà alla neve e ritornerà praticamente quasi subito sotto forma di pupazzo di neve. Frost adesso è libero e la sua priorità è quella di vendicarsi dello sceriffo che l'ha fatto arrestare. Quindi andrà nella città dove c'è questo sceriffo e comincerà ad uccidere un po' di persone cercando di arrivare alla famiglia appunto dello sceriffo e di uccidere anche lui. Ovviamente lo sceriffo, dopo aver capito chi è il killer e in cosa si è effettivamente trasformato, dovrà cercare di capire come fare ad ucciderlo, comunque a sbarazzarsi di lui per sempre. Jack Frost è una commedia horror con una spruzzata di trash, cosa che ci si può aspettare assolutamente da un film del genere. Non è così low budget come i soliti film che vi propongo, si vede che qui c'è un attimino più di cura nelle cose, anche perché il pupazzo è fatto molto bene, gli effetti speciali non sono affatto male, le scene micidiali sono sicuramente uno dei punti di forza, il tutto è molto divertente. Secondo me, in questo caso, andare a cercare per forza un punto debole, che potrebbe essere magari qualche piccolo momento di recitazione, o probabilmente, ora non mi viene in mente nulla, sinceramente, che possa essere così brutto da essere un punto debole. Il film, in definitiva, nel suo complesso, è un film divertente, ripeto, con delle belle scene micidiarie. Ci sono delle gag carine nella seconda parte. La prima parte inizia in maniera un attimino non troppo comica. Ci sono ovviamente le gag, si capisce comunque che il film non è troppo serio, non si prende troppo sul serio, però c'è all'inizio del film, nella prima metà, siamo abbastanza lineari con un film che oscilla tra le gag, comunque una cosa molto molto, molto lineare. Nella seconda parte le gag sono un attimino più accentuate, anche perché comunque appare proprio il pupazzo in maniera persistente e soprattutto nell'ultima parte dove lo sceriffo, i suoi aiutanti, i suoi amici, le persone del villaggio, del paese dovranno cercare di ucciderlo, ci saranno queste gag che sono molto carine. Scena top è sicuramente quella dell'omicidio della figlia, della sorella della prima vittima del pupazzo, così abbiamo capito, che praticamente mentre si sta facendo il bagno, il pupazzo riesce a entrare nella vasca, si congela tutto, poi si ricompatta pupazzo, prende questa ragazza e la sbatte finché non è morta. È una scena che sicuramente avete visto su YouTube o comunque in varie cose, perché è una scena che viene mostrata spesso comunque quando si parla di film di Natale, di film horror di Natale, di slasher e quant'altro. In definitiva, Jack Frost è un film, è un B-movie molto leggero da guardare proprio con il cervello spento. Se volete qualcosa di spensierato, qualcosa di non troppo impegnativo e se volete qualcosa di nuovo sul Natale? Secondo me questo è un'ottima idea. Esiste anche un secondo capitolo diretto sempre dallo stesso regista e mi sembra di ricordare, ora non vorrei dire una cavolata, che ci sia anche il terzo.
Altro appunto che vi faccio, io non mi ricordo se questo film esiste in italiano, so che c'è qualcosa, però non ne sono sicura. Se è uscito, faccio una piccola ricerca, ve lo faccio sapere qua in parte, ve lo scrivo qua in parte e vi do questa piccola informazione. Comunque lo trovate tranquillamente su YouTube in lingua originale. Ci dovrebbero essere i sottotitoli generati automaticamente che potete tradurre in italiano, mi sembra, quindi qualcosina si capisce. Comunque, se ovviamente siete un po' abituati a guardare delle cose in lingua originale, anche con i sottotitoli, qualcosina si capisce. E come vi ripeto, è un film veramente semplice. Le gag comunque si riescono abbastanza bene a capire anche senza capire tutto il contesto dei dialoghi, quindi direi che è abbastanza semplice. Bene, la quinta puntata di Pazzi per i B-Movie finisce qui. Ci vediamo a gennaio con i prossimi video. Tra novembre e dicembre non sono riuscita a fare molto, però pazienza, uno c'è stato ugualmente. Cercherò di fare qualcosa di più da gennaio. So già cosa portarvi, quindi restate sintonizzati perché secondo me potreste restare stupiti. Ciao!